Allora ragazzi, della serie minchiate sparate senza senso, me la devo prendere stavolta Orsini. Col signor Mulè. Arriviamo ad Orsini, partiamo con Orsini, il crescendo di Orsini, bellissimo. Innanzitutto dice, le previsioni che avevo fatto si stanno verificando tutte. Quelle del tempo, quelle del tempo. Che tutte le previsioni che avevo fatto si stanno verificando una dopo l'altra. Io avevo detto la Russia è in grado di sventrare l'Ucraina come e quando vuole, ed è esattamente quello che sta accadendo. Io non riesco a comprendere questa esaltazione retorica della resistenza ucraina. Però posso dire una cosa, questo sventramento in realtà non c'è stato, perché non c'è stato, magari non l'hanno voluto, però non mi pare che ci sia stato. Comunque, altro punto, voglio davanti agli occhi degli italiani il fallimento del governo Draghi. Perché io voglio mettere davanti agli occhi degli italiani il fallimento del governo Draghi in Ucraina, perché noi abbiamo affondato una nave, Santa Pace, con 500 marinai russi, la Movska, che è la nave ammiraglia nel Mar Nero dell'esercito russo, quindi secondo la tesi folle del governo Draghi, Putin ora dovrebbe alzare le mani e chiedere la pace. Invece subito dopo Putin, Santa Pace, ha letteralmente devastato Mariupol. Era già previsto, l'avrebbe fatto comunque. Sono in contatto con delle famiglie a Mariupol. Voi italiani siete impazziti. Però. Ma scusami, ma lo avrebbe fatto lo stesso, perché Mariupol è il suo obiettivo, professore. Gli scrivono delle famiglie da Mariupol. Quindi il punto fondamentale è che io sono in contatto con delle famiglie a Mariupol che mi scrivono tutti i giorni e mi dicono, professore, stanno ammazzando i nostri figli, la prego, parli in televisione, non perché voi italiani siete tutti impazziti. No, nessuno dice. No, ragazzi, però è abbastanza incredibile. Infatti in studio c'era una che gli ha detto, le famiglie di Mariupol sono sotto le bombe, non perdono tempo a scrivere certo, ad Orsini. Non scrivono mail ad Orsini, tra l'altro. Mi segnalano però, a proposito delle profezie, che del 2018, mi segnalano dalla 7, dall'ottima la 7, a Omnibus, il professore Orsini dice, possibili attentati in Italia nel 2018. La gente si tocca i coglioni, perché per fortuna non è accaduto nulla. A proposito di profezie, possibili attentati in Italia nel 2018, lo disse il 7 gennaio 2016 il professore. Adesso non è che lo possiamo mettere in croce per quello che disse attentati nel 2000. No, ma che lui dice tutte le mie previsioni. L'unica previsione è quella che qualcuno lo manderà a fare in culo. Questa è l'unica previsione che lui potrebbe fare. No, in realtà ero veramente curiosa di sapere come fa a sentire le persone a Mariupol, perché le mie amiche non sentono i propri genitori, le mie amiche di Mariupol non sentono i propri genitori dal 2 e dal 3 marzo. Stupendo. Allora, e poi andiamo alla frase clou. Di fronte al diritto all'infanzia, questa è la premessa, non me ne frega dell'autodeterminazione dei popoli. Questa è la supercazzone iniziale, vai. Di fronte al diritto all'infanzia non me ne frega niente del diritto all'autodeterminazione dei popoli, dei diritti degli stati, perché per me la vita umana è più importante di quello che vogliono gli stati. E andiamo. Mio nonno, infatti, vogliono durante la libertà. Il fascismo, mio nonno ha avuto un'infanzia felice. Vai. Il nonno. Dottore, io la invito Caprarica a ricordare che l'Italia fino al 1945 non è stata mai una democrazia liberale e mio nonno ha avuto un'infanzia felice. Tu sei molto incazzato per questa cosa qua, eh? Ma non io, ma è una follia. Che il nonno, bisogna vedere da che parte stava. O il nonno era un podestà, era un uomo del regime, va benissimo, oppure era un qualunquista che se ne fotteva di quello che stava avvenendo. Io ho grande rispetto per il nonno di Orsini, ma giudicare un governo da come stava il nonno di Orsini, francamente. Ci sono persone che pagheranno 25 euro per sentire questa barcata di stronzate. Quello che io dico è Orsini è un genio. Su qualcosa magari c'è anche ragione. Uno che si fa pagare per dire che i bambini stanno meglio sotto una dittatura. Ma non ha detto questo, dai. È un genio assoluto. Comunque abbiamo scoperto un'altra cosa, che il signor Mario Giordano è antimilitarista. Incredibile. Senti come. Parenzo, io sarei curioso di sapere chi verrebbe a vedere te, non per 25, per 10 euro. Prova a fare uno spettacolo, metti i biglietti in vendita e poi mi fai sapere chi viene a vedere te per 10 euro, non Orsini per 25.
Ma Parenzo, scusami, monetizzi qualsiasi cosa, qualsiasi partecipazione. Ascoltiamo tutti i giorni ragazze che si infilano la qualunque su per il culo e monetizzano alla grande. Adesso perché Orsini monetizza i suoi interventi non va bene, non ho capito. Cioè, qui si monetizza tutto. Siamo nella società che monetizza qualsiasi cosa. Questo è vero. Quindi, gates. Ah, David, Orsini non deve dire grazie a Putin per il più sul conto, ma deve dire grazie agli stronzi come te che da un mese a sta parte non si, vanno, si alzano e si vanno a coricare con l'unico pensiero che di quella persona. Mamma mia, ma che t'ha fatto? Ma che t'ha fatto? T'ha fatto male, pare. Allora, ti faccio sentire una frase di uno che fa il sottosegretario alla difesa, il signor Mulè. Mulè di Forza Italia. Allora, Mulè. Ogni goccia di sudore, l'audio è un po'... è un po' sporco. Ah, però mi sembra buono quel paragone che questa signora, che questa signorina che ha chiamato ha fatto tra il lavoro di Orsini e quello di queste ragazze che chiamano qua. Quello è un paragone appropriato. Dottore. Esatto. Voleva dire semplicemente che non c'è nulla di male che abbia monetizzato, che abbia un più sul suo conto corrente su questo della per guerra. Carità, e io tu ieri hai detto, non ho mai ci detto... ha guadagnato no, con la guerra, chiesto, quello è un dato di fatto. Ho detto uno quello... di quelli che sicuramente ci ha guadagnato, ma io non, su questo non è che condanno nulla. Allora, Mulè dice, sottosegretario alla difesa, Forza Italia, ogni goccia di sudore in più sarà una goccia di sangue risparmiata agli ucraini. Cioè, più sudiamo... Ma uno se non vuole essere derubato da questo orologio te lo metti in cassaforte oppure lo fai vedere agli amici. In giro un orologio a 2 milioni diventi un'esca per i ladri, per i banditi. Mi pare abbastanza chiaro, no? Dai, su. Benissimo. È come andare benissimo. A Scampia con i soldi che ti escono dalle tasche. È evidente che qualcosa eccolo succede. Qua. Eccolo qua. Scampia eccolo qua. Come eccolo in, qua. In una periferia di qualche città. È uguale, no? Mamma mia, Ernesto da Bologna, vai Ernesto, dimmi. Salve, niente, volevo parlare con il dottor Parenzo a proposito delle dichiarazioni che ha fatto ieri in puntata. Io poi l'ascolto tutte le mattine in podcast. Che dichiarazioni ha fatto? Parlava del professor Orsini, no? Allora niente, diceva la prima cosa che ha enfatizzato è stato il fatto che secondo Parenzo il professor Orsini preferisce i bambini in dittatura. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Il professor Orsini non ha detto questo, perché il giornalista Parenzo deve riportare tutta la frase. Non puoi estrapolare solo un concetto. Non abbiamo estrapolato, nessuno ha estrapolato nulla. Ha detto una stupidaggine. I bambini vivi in dittatura piuttosto che morti dire? Sotto le bombe. Ma ci serve uno studioso? Ma quello è uno studioso? Ma quello è uno studioso? Ma ci vuole Orsini? Ma secondo lei ci vuole Orsini per dire una stupidaggine simile? I bambini vanno bene sempre vivi? I bambini, ma è ovvio. Ma ci vuole Orsini? Non può dire che il professor Orsini ha detto solo la prima parte della frase, perché lo sta dipingendo il professor Orsini come un coglione e non è così. Certo, ma certo, è chiaro che è così. È un diritto dire che è un coglione, se uno pensa un'altra cosa. Lui ha diritto di parlare, io ho diritto di dire che il professor Orsini si sta arricchendo grazie alla guerra. Anche quello non è un delitto, anche questo non è un crimine. COVID, io non l'ho mai sentito dire una sola volta che i virologi si sono arricchiti questo è vero. Questa ha ragione Ernesto su questo. Tu ai virologi non hai detto mai nulla e invece adesso te la prendi con Orsini. Anche i virologi alcuni si sono arricchiti sono mai presa con Orsini. Con le presenze TV. Tu mi hai ma non mi sembra nulla di scandaloso. Parenzo, mi scusi. Parenzo, mi scusi. Ieri lei ma non l'ho mai attaccato io per questo. Ma io scusi, scusi. In una maniera inqualificabile. Scusi Ernesto, lei ha il mito del professor Orsini, mi sembra di capire, no Ernesto? Tu hai il mito. No, guardi, non ho il mito. Hai il mito di Orsini, diciamo la verità. Orsini è diventato di una persona che quando parla è pacato e fa ascoltare bene. Amico che chiama la zanzara. Uno per me può avere il mito anche di Peppa Pig. Io non ho nessun problema. Cioè per me Peppa Pig. Io benissimo, Peppa Pig è meraviglioso, non c'è problema. Agatino da Catania, sentiamo Agatino. Dimmi, buonasera a tutti. Vai, non buonasera un cazzo, dimmi Agatino, dai, buonasera, benissimo. Ancora con buonasera sta questo adesso. Putin è un cattivissimo, non un cattivo. Ma lo stesso anche verso gli uomini, il momento in cui un uomo... Vabbè, ma qual è il problema? Non ho capito. Aspetta un secondo. Chi è? Aspetta. Chi è? Aspetta. Adesso mi denuncia dal telefono azzurro. Aspetta.
Vabbè, dai. Enrico da Bologna, vai Enrico, dimmi. Premetto che sono un affezionatissimo masturbatore. Sì. Ho una mia routine, diciamo, cerco di fare la mattina prima di svegliarmi. Sì. E la sera almeno un paio prima di andare a letto. Addirittura, addirittura. Ma se riesco, tu sei, diciamo, accoppiato, fidanzato? Sei. Intanto Parenzo sta cercando di sopprimere la bambina. Chiama il telefono azzurro, esatto. Ho sentito, chiama subito infatti, il telefono azzurro. Sta cercando di sopprimere la figlia. Chiama il telefono figlia azzurro immediatamente. Adesso lo chiamo sul serio il telefono azzurro, mica per scherzo. Metti un tu, metti un ciuccio, sopprimila. Dai, sedala, sedala, ti prego. Bisogna sedare i bambini piccoli, sedare. Non è un bell'argomento per una bambina. Aspetta. Portala in diretta qui alla Zanzara, la bambina che è inconsapevole. Portala in diretta alla Zanzara. Trotta che arriva Orsini, il professore, ecco. Che è un po' un bischer. Orsini, no, non c'è, non c'è. No, 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 no. Vedi che con Orsini non è il modo non giusto. Non c'è il professore. Non c'è il professore. Aia. Digli Orsini. 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 Lo vedi, no, non c'è. Nato. La Nato. Viva la Nato. Viva la Nato. Cullala con la Nato, digli. E la Nato arriverà a salvare la libertà. E la Nato, bella questa. La Nato arriverà a salvare la libertà. E la Nato, dai che ci riusciamo. Arriverà a salvare la libertà. E la Nato arriverà a salvare la libertà. E la Nato arriverà a salvare la libertà. Metti il ciuccio, altro che la Nato, non funziona. E che cazzo, ma com'è possibile che non funziona il ciuccio? Ma funziona il ciuccio per tutti, funziona. E la Nato arriverà a portare la libertà. Ma non posso, manco la Nato. Non serve la Nato, non serve un cazzo. Manco a far addormentare tua figlia. E la Nato arriverà a portare la libertà. E la Nato arriverà. Aspetta un attimo. Cosa, una... Ma ti pare che un padre è costretto a fare una vita così? Ma io dico, il padre è costretto a fare una vita del genere. Ecco, bravo. Ecco, senti, mi metto le cuffie, aspetta. Metti le cuffie, senti la musica. Metti le cuffie. Vedi. Ecco. No, aspetta. Ecco. Facciamo senti. Giornalista e finalmente ama la libertà, lo stato di diritto. Senti amore, non c'è più, se n'è andato, abbiamo ripreso la radio. Orsini finalmente è andato via. Non esistono più gli Orsini, non esistono più tutti questi pazzi. No. Zitto, silenzio, bisogna stare silenzio. Ecco. Aspetta. Fallo sentire. Adesso la porto di là. Ecco, senti la musica, che bella. Senti che pace. Le riforme arrivano. Entreremo in Europa. L'Ucraina entrerà in Europa. Noi siamo tutto già in Europa. Si sistemerà. L'Ucraina entrerà in Europa. I sovranisti verranno sconfitti. Probabilmente vincerà Macron le elezioni domenica. Non ti devi preoccupare di niente, amore grande. Adesso questo. Macron vincerà il lepenismo. E i sovranisti verranno sconfitti, amore grande. Non devi temere nulla. Già Zemmour non è arrivato al ballottaggio. Ma la fai svegliare così. Sì. Si pronuncia la parola Zemmour. Macron, Hiroshi, Rockefeller, tutto come prima. No. Te l'ho detto che hai pronunciato la parola Zemmour. Che cazzo, Zemmour, hai pronunciato la parola. Scusa. Musica, maestro. Musica, maestro. Tira. Qualcuno venga a no, amore, ma perché? Fai sentire la musica. Senti la musica, tesoro. Senti la musica, amore. Ecco, senti la musica.
calma, silenzio un attimo. Silenzio. Oh, eccoci, l'abbiamo consegnata alle maestranze. Via, se ritorni. Sì. Mamma mia. Allora, Enrico da Bologna voleva parlare dei problemi del suo cazzo, se non sbaglio, no? Enrico da Bologna. Beh, adesso ci siamo tornati. Questo, però, la realtà è questa. Dimmi, Enrico, dimmi. Ho sentito anche l'urologo, no, 2 giorni fa, che parlava di problemi connessi alla masturbazione. Però sono storia dei 4 figli, un po' di ragione gliela si sa dare. Ma quanti stronzi scarica il water di Parenzo al giorno? Minimo 6. E chi è che inquina? Chi è che inquina? Poi alla fine si lamenta, si accorse Feltri, dice che in mare non ci vuole andare. Ah, te lo credo, solo con gli stronzi che escono dalla casa di Parenzo, in un anno ci fai metà mare Adriatico. Questo è il rider, signor rider, signor rider, tipo, dice che a casa tua ci sono 6 persone. Il conto che ha fatto. Conto che ha fatto, in realtà non ci sono 6 persone, ma insomma, a parte questi dettagli, hai fatto talmente tanti figli che fanno degli stronzi ogni giorno, sì, e dunque inquinano. Beh, quello, inquinano. Me lo auguro, ma quello me lo auguro, perché altrimenti sarebbe grave se non andasse, ninna, se non ci fosse. Ninna, ninna, oh, no. Mi hanno scritto che mi vogliono denunciare adesso perché è così. Allora, però io farei sentire a questo punto, farei sentire. Vabbè, che dovevi fare? C'avevi la bambina in mano, che cazzo dovevi fare? Appunto, in qualche modo te la dovevi cavare. Cioè, abbiamo cercato di fare il nostro meglio, ma non ce la faceva. Cioè, appena pronunciavo la parola Orsini si metteva subito a piangere. Incredibile, incredibile. Con la NATO si era fermata a un certo punto. Con la NATO si era fermata. Certo, con la NATO che porta la libertà, si era fermata. Certo.